È il Medioevo l'argomento protagonista del quinto appuntamento della seconda parte della 12ª edizione di Building Puglia, costruendo l'identità della Puglia, la Puglia che scrive, che edita, che parla di sé. L'originale rassegna, promossa dal Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale Pugliese. Per l'occasione sono stati presentati due volumi, Castel del Monte, manuale storico di sopravvivenza di Massimiliano Ambruoso, edito da Caratteri Mobili, e Una famiglia, una città, i della Mara di Barletta nel Medioevo di Victor Rivera Magos, edito da Edipuglia. Il volume è dedicato a Castel del Monte, un vero e proprio manuale di resistenza contro le deformazioni antistoriche di ricercatori improvvisati e di appassionati cacciatori di scoop, in cui l'autore cerca di ripercorrere la vera storia di Castel del Monte. Traccia la storia, non esiste una storia vera e una storia falsa, la storia è una e si fa sulle fonti, e questo testo affronta il problema Castel del Monte partendo dalle fonti. È un libro di storia che fa il punto degli studi sull'argomento, gli studi storici da oramai 30, 40, 50 anni a questa parte, cioè il punto di arrivo di una serie di studi che ha alle spalle il bagaglio di altri storici, insomma. Una famiglia, una città, i della Mara di Barletta nel Medioevo, esito di una giornata di studi svoltasi nel settembre 2013 in quella stessa cornice, narra della famiglia di origini campane e ravellesi della Marra che si radicano a Barletta, uno dei maggiori porti pugliesi, raggiungendo un ruolo di primo piano fin dall'epoca di Federico II. È un esperimento. Abbiamo immaginato di poter raccontare la storia di una città attraverso la vicenda di una famiglia che oggi probabilmente rappresenta la città nell'immaginario collettivo. Palazzo della Marra a Barletta attualmente ospita la sede della Pinacoteca De Nittis, quindi insomma è anche un palazzo di grande pregio e conosciuto ormai a livello europeo. Però il problema è che, diciamo, i della Marra non erano soltanto Barletta, erano anche il Regno di Sicilia, i rapporti con la corona sveva e poi angioina, e poi ancora aragonese, la storia lunga, come direbbe Brodel, del Mezzogiorno e del Medioevo che sconfina fino all'età moderna. Una famiglia che ha raccontato la storia della città attraverso le proprie vicende personali.